Ecco, siamo sulla strada Roma-Fiumicino, con noi c'è il segretario del Partito del Sud, Beppe De Sandis, che sta facendo il maratoneta tra la Sicilia, la capitale e altre regioni per portare avanti questo partito, anche perché diciamo destra e sinistra ormai sono solo indicazioni stradali e la Lega Nord, detta le sue condizioni all'Italia intera, sta affamando ancor più il sud, più che i piemontesi l'hanno fatto nel 1860 e dintorni, e oggi i lombardi stanno terminando l'opera, ci hanno colonizzato, non abbiamo più economia al sud, ma c'è Beppe De Sandis che ormai sta portando il partito ad alti livelli. Ecco, sta qui Beppe. Ecco Beppe, so che ciao. A Palermo il 13 e 14 novembre ci sono gli stati generali del sud. Che sono questi stati generali? Sono probabilmente, se Dio ci aiuta, l'evento politico più nuovo e importante della fine del 2010. Per la prima volta tutti i movimenti meridionalisti, i meridionali per bene del sud, del nord, nel mondo, hanno deciso di riunirsi, hanno svolto un congresso a Napoli a settembre, il 25 settembre, e quindi hanno deciso finalmente quello che andava fatto molti anni fa, di dare vita a un grande partito popolare di massa, un partito organizzato, un partito di popolo, un partito dei produttori del sud, degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti e poi dei lavoratori, della povera gente, dei giovani. Degli emigranti. Cioè i nostri emigranti che vanno al nord in 150.000 all'anno. 150.000 all'anno, a parte i 20-30 milioni che già sono partiti. Da fine 800 sono partiti e molti non tornati. Spesso i più bisognosi e i più eroici. Comunque, tornando agli stati generali che si svolgeranno al Palermo il 13 e 14 novembre prossimo, nei grandi teatri cittadini bellissimi, diciamo, gli stati generali sono il lancio del partito del sud popolare di massa organizzato e democratico. Quindi è un grande evento politico, non solo di cronaca ma di storia. Allora, quali sono le premesse di questa operazione? Intanto, come dire, il gruppo più saggio, più serio, più valoroso ha fatto questa opera di aggregazione. Questo, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, dobbiamo sempre rendere omaggio ad Antonio Ciano, che è stato un po' il papà di questo neomeridionalismo, assessore determinante a Gaeta, dove hanno vinto due liste neomeridionaliste, e soprattutto l'uomo che ha avviato la revisione della storiografia neomeridionalista. Dopo di lui sono venute il valoroso Gigi Di Fiore, il grandissimo Pino Aprile. Ecco, un contadino che cambia la storia, insomma, per dirla così in modo poetico e affettuoso. Quindi questa è una prima premessa. La seconda è che Antonio è riuscito ad aggregare attorno a sé 5, 10, 15 uomini e donne seri, valorosi, per bene, che si vogliono bene. Enzo Riccio, Andrea Palia, il mitico Cucurese, che è un esempio di meridionale nordico, che è un personaggio di imprenditore di classe, dolcissimo, e così ragazzi e ragazzi meravigliosi. Quindi c'è un gruppo dirigente per bene, che è unito, che si vuole bene, che si diverte nelle cose che fa. Hanno voluto aggiunta a questa squadra anche me, antico guerriero meridionalista, dopo tanti anni di lotta in Sicilia. Questo mi onora, mi entusiasma. Tu sei molisano, di Montenere di Bisaccia. Bisaccia, poi ho studiato a Roma, ho lavorato a Roma, sono andato in Sicilia, quindi ho mescolato un po' le cose qui del Mediterraneo e del Sud, e siamo pronti a combattere, diciamo, con il cuore giovane. L'altro elemento positivo di questo partito del Sud, vero, non quelli finti di Mecciche e altri tizi che non c'entrano nulla col partito del Sud, ecco, è che, per esempio, avere questo logo
proprio Partito del Sud, averlo con certezza, diciamo giuridica, è un vantaggio. Altri venderebbero la sorella, la fidanzata, pur di avere questo simbolo del Partito del Sud, sicuramente Miccichè, magari anche Lombardo, Berlusconi. Berlusconi, quindi, per cui diciamo un buon papà, storiografo e militante eccetera, un buon gruppo dirigente, un logo che vale, perché poi in una società di massa e mass mediale il marketing si fa anche con il logo buono e il nome giusto, e questo è il nome giusto. Ma Partito del Sud vuol dire che sta in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa, certo. Non è che ce le mettiamo fino al Volturno, un partito, meridionalista e neomeridionalista, ma serve per riunificare l'Italia, perché i meridionali sono dappertutto nel mondo, quindi ci vogliamo prendere la soddisfazione di riunirci, combattere, anche un po' divertirci, riprenderci in piena nostra dignità, superare i residui di questa minorità che ci hanno imposto in 150 anni di picchiaggione anche psicologica. Poi, diciamo, abbiamo attorno a questo nucleo riaggregato un centinaio, circa 150 piccole e medie associazioni, parecchie anche in Sicilia, quindi finalmente insomma è arrivata questa unificazione. Poi abbiamo esperienze, siamo lavoratori, professionisti, imprenditori, giovani, intellettuali, storici, per cui siamo, diciamo, come si dice, possiamo autodirigersi, insomma un po' di classe dirigente, come dire, quindi siamo anche, ci sentiamo e siamo classe dirigente, quindi abbiamo elaborato la nostra piattaforma, il nostro programma con gli anni attraverso tanti esperimenti, insomma basta andare sui nostri siti, Partito del Sud EO, Partito del Sud Blogspot, e si possono vedere video, comunicati anche molto elaborati, pure troppo, magari un po' lungo per adesso, ma serve per comunicare anche le idee serissime di cui siamo serenamente e con gioia e con fierezza portatori. Allora, questa, ecco, quindi a questo punto i giochi sono finiti, gruppi e gruppetti, è finita la storia dei gruppi e gruppetti, gruppetti minoritari, gruppetti narcisistici, gruppetti il rivoluzionario sono io, il più borbonico sei tu, e il puro sono io, il più rivoluzionario, insomma, fine, questo è un teatrino, sponde, insomma, dai. Tutte le sponde, diciamo, politiche, certo. Perché tutti abbiamo avuto una storia politica, poi ci siamo accorti, certo, che questi partiti del nord ci stanno dissanguando l'economia, certo, e quindi ci siamo dati da fare a creare questo, perfetto, partito per difenderci, certo, per creare, no, ma io una potrei libera dire così, concorrenza che non c'è. Mi sono sempre sentito un po' con uno spirito meridionalistico, mi ricordo da ragazzo leggevo i libri, che ne so, quello di Iovide, Le terre in sacramento, che, sì, del sacramento, che raccontava la storia di un giovane sindacalista degli anni 20, mi entusiasmava, Le terre dell'Aspromonte di Alvaro. Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, e poi libri più pesanti, Prime cose un po' difficili del grande Guido D'Orso, ma anche Antonio Gramsci, insomma, però, cioè, nessuno di noi, Salvemini, D'Orso, cioè Sturzo Giovane, ma nessuno di noi, almeno io pensavo negli anni 70 di dover fare il Partito del Sud, ma oggi fare il Partito del Sud è una necessità per legittima difesa, non è che possiamo essere massacrati all'infinito da uno come Calderoli, insomma, ma che scherziamo, insomma, non adesso basta, insomma, abbiamo subito abbastanza, adesso basta, punto e basta. Allora, gli stati generali si articoleranno sostanzialmente, a parte qualche preliminare, in due giorni,